nuovo. Le 10, 5 minuti e 44 secondi, questa è Rai Radio 1. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Come sapete, il martedì il mondo nuovo è il mondo nuovo con Massimo Recalcati. SMS, WhatsApp e WhatsApp audio per lui al 335-699-2949. Allora, benvenuto, anzi bentornato a Massimo Recalcati, che è collegato da Milano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Massimo Recalcati, questa mattina continuiamo a parlare di disturbi alimentari. Abbiamo già cominciato martedì scorso con l'anoressia, questa mattina ci concentriamo invece più sulla bulimia, sull'obesità. Ci hai già detto che questi disturbi alimentari sono diventati un'epidemia. Ricordiamo velocemente gli ultimi dati disponibili, quelli del Ministero della Salute, secondo cui ogni anno ci sono dai 2.400 ai 5.000 nuovi casi di anoressia e tra i 5.000 e i 7.000 casi di bulimia. L'età media è 17 anni. Faccio brevemente una sintesi, magari mi corregge un po' grossolana, di quello che ci hai detto la scorsa settimana sull'anoressia. Hai detto una malattia dell'amore, dipende da una relazione che non funziona con la madre, in generale con la figura della madre, è una relazione insoddisfacente, si cura con il reinserimento del paziente in una relazione affettiva. Questo vale anche per la bulimia da un punto di vista psicanalitico? Beh, intanto diciamo c'è un elemento che accomuna queste patologie, no? Che sostituiscono al partner umano un partner inumano. L'anoressia sostituisce all'altro, che è la figura della madre, ma non solo, diciamo, a qualunque figura umana, a qualunque partner, la passione per la propria immagine, per l'ideale del corpo magro. E la bulimia invece sostituisce il partner umano con l'oggetto cibo, per cui il partner della bulimia è l'oggetto cibo. Non a caso bulimia viene proprio etimologicamente da avere una fame da bue, quindi una fame che non può essere mai saziata, che non conosce il limite della sazietà, il senso della sazietà. E in questo senso la bulimia si manifesta principalmente attraverso la crisi delle abbuffate, no? Che sono appunto dei momenti in cui il soggetto letteralmente mangia, divora tutto, alterando ogni ordine simbolico dell'alimentazione, quindi mangiando il crudo, il surgelato, mangiando illimitatamente, mangiando senza il gusto di mangiare. Questo è un altro punto molto importante. Nella crisi bulimica, nella buffata bulimica, nella divorazione bulimica, il soggetto mangia, ma è come se fosse mangiato dalla sua stessa fame. Non è, come dire, mangiare per godere nell'atto del mangiare, ma una sorta di spinta pulsionale che il soggetto non governa. Da questo punto di vista la bulimia è il polo nord rispetto al polo sud dell'anoressia, perché nel soggetto anoressico prevale la volontà, la decisione, la determinazione di rifiutare di mangiare, e quindi prevale, diciamo, una concezione, se vuoi, disciplinare del corpo, la disciplina della volontà, no? Riuscire a mantenere, a difendere, a sopportare la privazione del digiuno. Dall'altra parte, nella bulimia, noi abbiamo invece l'esperienza di un cedimento, cioè di una perdita di controllo. È come se la fame tracimasse, diciamo così, dalla diga anoressica e sommergesse il soggetto. Per questo, dal punto di vista proprio dello sviluppo della malattia, noi assistiamo solitamente che il primo tempo della malattia tende a configurarsi quasi sempre attraverso delle forme anoressiche o comunque di restrizione delle proprie abitudini alimentari, e via via la restrizione può cristallizzarsi in una vera e propria anoressia oppure può dare luogo alla scompensazione bulimica. Quindi abbiamo una sorta di alternativa, alternativa ciclica, diciamo così. Primo tempo della restrizione, tempo della
passione infatuata per l'immagine del corpo magro, tempo della disciplina anoressica, e poi abbiamo il fallimento dell'anoressia che si segnala attraverso appunto la crisi bulimica, che ripeto è una crisi drammatica perché il soggetto viene travolto dalla sua fame, fa esperienza della perdita di controllo, e tanto quanto per il soggetto anoressico l'immagine del corpo magro restituisce una rappresentazione narcisistica infatuata, ideale di se stesso, tanto quanto il soggetto bulimico dopo la buffata si vive come uno scarto, no? Noi parliamo di corpo pattumiera, di corpo ingozzato, ma anche la stanza, la camera dove il soggetto vive solitamente assomiglia al proprio corpo, cioè disordine. C'è il cibo dappertutto, c'è un sentimento, come dire, appunto depressivo di fallimento. Tanto quanto invece nell'anoressia noi abbiamo una sorta di sentimento narcisistico di trionfo, no? Il soggetto anoressico è padrone della sua malattia. Ecco perché la cura solitamente in questi casi non inizia mai nel tempo dell'anoressia, o quasi mai nel tempo dell'anoressia, ma tende a cominciare quando il soggetto comincia a perdere controllo della sua posizione e dunque a scivolare verso l'abisso della bulimia. Un altro punto importante da sottolineare è che, come avevamo detto la volta scorsa, il soggetto anoressico decide di non mangiare più perché non si accontenta più dell'oggetto, cioè del cibo, ma vuole che l'altro gli doni il segno del suo amore. Il punto per cui abbiamo definito l'anoressia una malattia dell'amore. L'anoressica rifiuta l'oggetto, il cibo, per avere dall'altro ciò che l'altro non sembra intenzionato a donare, cioè il segno del suo amore. Nel caso della bulimia noi siamo invece di fronte a un altro movimento, cioè il soggetto bulimico, come dire, fa esperienza dell'assenza del segno d'amore, ma non rifiuta il cibo, piuttosto compensa questa assenza del segno d'amore attraverso la divorazione del cibo, che ripeto però è una divorazione paradossale che non porta mai a un sentimento di autentica pienezza. Di solito alla buffata segue l'esperienza del vomito, che è l'esperienza dello svuotamento del corpo che rende possibile un ulteriore riempimento, no? E questo è il dramma, diciamo, del circuito bulimico, no? Fatto di abbuffate, vomito, abbuffate. E chi colpisce la bulimia? Cioè, avevi spiegato, l'anoressia colpisce soprattutto le donne, anzi sempre più spesso le bambine. Chi sono invece bulimici? Allora, sull'anoressia avevo detto che in realtà anche le bambine, che è un fenomeno, diciamo, di allargamento della forbice evolutiva, no? Noi eravamo abituati 20 anni fa a pensare che l'anoressia fosse tipicamente una malattia dello snodo adolescenziale, no? Della pubertà, cioè le trasformazioni puberali del corpo mettevano il soggetto in una condizione di allarme e di angoscia, e allora è come se lì si congelasse qualcosa, il corpo rifiuta la sua trasformazione puberale, rifiuta la sua sessuazione e rimane appunto congelato. In realtà quello che dicevo è che noi siamo di fronte sempre più ad una estensione della forbice evolutiva, per cui abbiamo anoressie infantili, ma abbiamo anche dei quadri di cronicizzazione dell'anoressia. Lo stesso si può dire della bulimia, nel senso che dobbiamo sempre pensare che l'anoressia è la lingua madre e la bulimia è un dialetto dell'anoressia, cioè in ogni anoressica c'è l'angoscia della fame bulimica, cioè ogni anoressica rifiuta il cibo, rifiuta di mangiare per esempio un intero biscotto, perché se mangia un intero biscotto corre il rischio di mangiarne 100.000. L'anoressica rifiuta il cibo perché la sua fame solitamente è percepita come una fame mostruosa, come una fame appunto bulimica. Potremmo dire che in ogni anoressica esiste una bulimica virtuale, e al tempo stesso
la bulimica vorrebbe essere anoressica, no? Quando i pazienti arrivano appunto nella fase di scompensazione bulimica dell'anoressia, in realtà la loro domanda è: mi faccia tornare ad essere anoressica, mi faccia tornare ad avere il controllo magico, narcisistico, assoluto del mio corpo, no? Quel controllo che attraverso le crisi bulimiche il soggetto ha perduto. Come si curano i bulimici? Ti faccio questa domanda riprendendo anche già le tante domande degli ascoltatori che arrivano, Massimo Recalcati, perché molti chiedono come possiamo aiutare per esempio gli amici bulimici. Allora, intanto appunto usiamo l'espressione anoressico-bulimico, anoressico-bulimico, per dire che questa malattia è fatta di due tempi, che di solito si danno in un circuito, diciamo, che lega l'uno all'altro, per cui ci possono essere fasi anoressiche, fasi bulimiche, che si dispiegano nel tempo, oppure che, come dire, si rincorrono l'una nell'altra in tempi molto, molto rapidi. Allora, come si cura? Beh, intanto il presupposto, no? Il presupposto è che un soggetto bulimico non sta male perché mangia, ma mangia perché sta male. È lo stesso discorso che potremmo fare per un alcolista. Non è l'alcol che fa star male l'alcolista, l'alcolista assume alcol perché sta male, no? Quindi c'è un fondo, diciamo, di malessere, di disagio, molto spesso di tipo depressivo, che accompagna questo tipo di dipendenze, che sono delle vere e proprie forme di schiavitù, no? Perché se noi pensiamo al soggetto bulimico, dobbiamo proprio pensare che al soggetto anoressico bulimico è un soggetto che si sveglia la mattina con in testa il cibo, con in testa le calorie, con in testa come riuscirà a cavarsela con la pulsione che lo spinge a mangiare, con la sua necessità di esercitare un controllo sulla pulsione, e va a dormire con questi pensieri. Quindi, diciamo, il mondo è come se si restringesse allo specchio, come se si restringesse, diciamo, nel rapporto del soggetto con l'oggetto cibo. È una vera e propria dipendenza patologica. In questo senso noi diciamo che è una tossicomania senza droga, no? Con la complicazione che mentre si può vivere senza drogarsi, diciamo, non si può vivere senza mangiare. E proprio il tempo dell'alimentazione diventa dunque il luogo di uno scontro, di un conflitto interno profondissimo. Non è un caso che, per esempio, uno dei primi segnali, anche nelle ragazzine che esordiscono, diciamo, con questo tipo di patologia e a cui dobbiamo sempre prestare molta attenzione, è il fatto che il soggetto comincia a disertare la tavola. Cioè chiede di non mangiare insieme agli altri, chiede di potersi alimentare da solo, magari nella sua stanza, come dire, non partecipa più al rituale della commensalità. E questo è un primo segnale molto, molto significativo, no? Lacan diceva che l'essere umano mangia sempre insieme agli altri, no? Non si mangia mai da soli. Il tempo dell'alimentazione è il tempo della convivialità. Platone lo descrive benissimo, no? Nel convivio, appunto, si mangia e si parla, si mangia e si parla. Ecco, nei disturbi alimentari questa dimensione simbolica dell'alternanza tra la parola e l'alimentazione è come se si frantumasse, per cui, come dire, si mangia senza parlare, quindi si mangia da soli. Ecco, questo dal punto di vista poi sociale, ma ne voglio parlare dopo. Io voglio, perché arrivano tantissime domande per te, Massimo Recalcati, come uscirne. Ci sono anche tante persone che scrivono: ho sempre avuto problemi con la mia madre, un'affettiva, ho sofferto di anoressia, bulimia. Un'altra persona scrive: sono anche arrivata ai tagli sulle braccia. Come uscirne? Come si aiutano queste persone? Allora, come dicevamo la volta scorsa, il malato non è l'appetito. Quindi il problema è che insistere sulla, come alcune, diciamo, alcuni interventi terapeutici propongono, sulla normalizzazione dell'appetito, sulla normalizzazione alimentare,
non è mai sufficiente, no? Anche se è sempre necessario, diciamo, l'intervento del nutrizionista, ma questo intervento non è sufficiente a, come dire, guarire la malattia, proprio perché la malattia si esprime attraverso l'alimentazione, ma non ha causa nell'alimentazione. Appunto, noi diciamo non è l'appetito il malato. Al tempo stesso cadono nel vuoto solitamente, se non peggiorano addirittura la situazione, gli interventi che fanno appello alla volontà. Nell'anoressia ce n'è fin troppa, lo abbiamo visto, no? Si potrebbe dire anche che l'anoressia è una malattia della volontà, è una ipertrofia della volontà, no? Il soggetto bulimico resiste alla tentazione del cibo, cioè vive in una sorta di mondo disciplinare dove tutto è pianificato, tutto è programmato, tutto è controllato, e nella bulimia l'appello alla volontà cade semplicemente nel vuoto, perché il soggetto bulimico fa esperienza della fame come qualcosa di più forte di lui, che non riesce in nessun modo a governare. Una mia paziente si descrive come Hulk, no? Quel supereroe, se vi ricordate, che si trasforma improvvisamente da medico in un mostro verde gigantesco e orribile. Ecco, questa metamorfosi che descrive, secondo questa paziente, quello che accade nella crisi bulimica, cioè nella buffata, è ingovernabile. Dunque, se noi scartiamo queste due vie, se vuoi la via della normalizzazione alimentare e la via del rafforzamento della volontà, resta la necessità di riaprire il soggetto alla dimensione della relazione. Perché questa riapertura, che avviene attraverso appunto il lavoro della psicoterapia, è così difficile? Perché la relazione è e quindi i disagi della relazione, i traumi della relazione, l'instabilità della relazione, la precarietà angosciante della relazione è la causa della malattia. Dunque si tratta di riportare il soggetto all'interno della relazione, laddove per questo soggetto la relazione è stata vissuta come luogo appunto di tradimento, di angoscia, di impatto traumatico, no? E quindi si tratta di rianimare la possibilità di iscrivere il soggetto all'interno di una relazione. Si tratta di, come dire, rialimentare, di alimentare il desiderio del soggetto nei confronti dell'altro. E questo si può fare anche nel caso in cui anoressia e bulimia si sono cronicizzate, anche insomma per chi ne soffre da tanti anni. È sempre più, diciamo, questo è più difficile, no? Per questo noi diciamo bisogna sempre intervenire il prima possibile, per evitare proprio questo fenomeno di cronicizzazione. Perché sai, diciamo, se uno soffre di emicrania o di insonnia, è evidente che l'emicrania e l'insonnia sono dei sintomi che il soggetto ha e che disturbano la sua vita. Ma l'anoressia non è un sintomo di questo genere, perché il soggetto non ha l'anoressia, cioè non ha l'anoressia come io posso avere l'emicrania o l'insonnia, è anoressico. Allora questa identificazione tra la malattia e l'essere fa in modo che l'anoressia non sia egodistonica come un'emicrania, no? Un'emicrania è egodistonica perché infastidisce la mia vita, no? La disturba, la ostacola, e invece l'anoressia è egosintonica, nel senso che rafforza il carattere, rafforza paradossalmente l'identità, rafforza paradossalmente l'io del soggetto, cioè l'io è attaccato all'anoressia perché l'anoressia diventa il proprio nome, la propria carta d'identità. Questo rende molto difficile l'intervento terapeutico. Ecco perché io dico, di solito la domanda terapeutica avviene quando il soggetto non governa più la fame, cioè quando il soggetto sta scivolando dall'anoressia verso la bulimia. Questo scivolamento è uno scivolamento drammatico di solito, no? Che solleva grandi angosce nel soggetto, e lì è il momento in cui noi possiamo raccogliere una domanda d'aiuto.
Ci sono tanti genitori che già scrivono: Massimo Recalcati, quali sono i primi segnali? Per esempio c'è un papà che scrive: la mia bambina di 7 anni, se aveva il vestito di carnevale con il giacchetto sotto, era molto formosa, si è guardata allo specchio e è tornata volendosi togliere tutto perché si vedeva ciccione. È un segnale, potrebbe essere un segnale. Ecco, allora, diciamo, dobbiamo fare molta attenzione. Visto che bisogna intervenire il prima possibile. Sì, ecco, però bisogna anche che, diciamo, non ci sia allarmismo. Bisogna essere, come dire, rimanere lucidi, per usare una formula che per me ha contato molto, no? Dunque, noi siamo in un tempo in generale che tende a medicalizzare ogni comportamento, no? Quando per esempio in una scuola elementare una bambina manifesta una semplice fobia alimentare, cioè il fatto che alcuni cibi non li sopporta, non li può mangiare, ecco, da qui a formulare una diagnosi di anoressia ce ne passa, no? Quindi dobbiamo fare attenzione a non medicalizzare ogni comportamento, così come un bambino che manifesta irrequietezza, difficoltà a rimanere, diciamo, seduto, difficoltà a disciplinare il suo comportamento, non è detto che sia un bambino iperattivo, no? Quindi noi dobbiamo resistere alla tendenza del nostro tempo, che è quella di medicalizzare la vita. Medicalizzare la vita umana, cioè fare in modo che il sapere della psicologia sia divenuto un sapere inflattivo, per cui si diagnostica qualunque cosa. Basti pensare, per esempio, non so, ai disturbi dell'apprendimento, alla dislessia, cioè non si negano più a nessuno, ecco. E io penso che questo sia una grande deviazione, diciamo così, patologica del sapere della psicologia. Al tempo stesso non dobbiamo sottovalutare dei segnali. Allora, quali sono i segnali? I segnali sono, prima di tutto, questa spinta all'isolamento. Perché abbiamo detto all'inizio che queste patologie sostituiscono al partner umano un partner inumano. Dunque l'attenzione per l'immagine del proprio corpo, la passione smodata per il cibo. Ecco, l'isolamento, la sconnessione, il mangiare da soli, il rompere appunto il rituale della commensalità, questi possono essere dei segnali. E poi l'attenzione morbosa per la propria immagine. Per l'immagine del corpo magro, no? Questo è un altro segnale molto evidente. Poi ci sono dei segnali ancora più inquietanti, ma che indicano già, diciamo così, la manifestazione della malattia, cioè nelle ragazze la perdita del ciclo mestruale, quindi la menorrea, che può essere, per esempio, e qui si entra in un campo molto difficile di cui credo sia impossibile parlare in questo contesto, cioè l'idea della diagnosi differenziale, perché noi stiamo descrivendo l'anoressia come se fosse una patologia, come se fosse già una diagnosi, no? Invece l'anoressia è la descrizione di una fenomenologia. Dopodiché noi dobbiamo fare una diagnosi differenziale e vedere se questa anoressia implica problemi di tipo psichiatrico oppure no, se questa anoressia è un'isteria oppure nasconde una psicosi, quindi una patologia molto più grave. Qui si apre un campo clinico molto raffinato, molto fine, diciamo, che è compito dello specialista indagare. Tante domande per Massimo Recalcati, 335-699-2949, gliele gireremo subito dopo la pubblicità e l'onda verde. Le 10:31 minuti 5 secondi, questa era Radio 1, il mondo nuovo con Massimo Recalcati. Stiamo parlando di disturbi alimentari, in particolare di bulimia e anoressia. Tante domande per il professor Recalcati. Comincio sintetizzandone una, Massimo Recalcati, che parte anche da quanto hai detto tu prima, cioè hai citato il convivio di Platone, non è più così, non c'è il tempo della chiacchiera e del pasto un po' cambiato rispetto al passato. Nella puntata precedente, martedì scorso,
scorso ci avevi detto che i disturbi alimentari si nutrono anche di alcuni dei miti del nostro tempo, come l'immagine del corpo, il mito dell'immagine del corpo, il mito del consumo dell'oggetto. E un ascoltatore chiede perché non si mettono al bando i siti, i libri che invitano ad essere anoressici. Qual è il ruolo della società in questi due disturbi che sono delle epidemici, come li hai definiti tu? Beh, diciamo, se c'è un denominatore comune in queste patologie, ma io aggiungerei tranquillamente anche il riferimento all'alcolismo, la tossicomania, la dipendenza tecnologica, che oggi è veramente assai più un'epidemia che non il disturbo alimentare. Se noi dovessimo dire qual è il denominatore comune di queste nuove forme della schiavitù, no? Potremmo dire, ipermoderna, io direi che è il rifiuto del legame. Cioè, come dire, in tutti questi casi, no? Nella bulimia, nell'anoressia, nell'alcolista, nel tossicomane, in colui che rimane attaccato al computer tutto il giorno, che cosa vediamo? Vediamo appunto il fatto che il legame con l'altro viene interrotto, viene rifiutato, viene rigettato, e al posto dell'altro appare un oggetto che è un partner inumano. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che questo oggetto è un oggetto che può essere governato, quindi che può essere a portata di mano, a portata di bocca, a portata di sguardo, cioè che non tradisce, che non abbandona, che non introduce perturbazioni, che non introduce nella nostra vita instabilità, insicurezza, anzi è un partner che si profila come una sorta di rimedio nei confronti delle ferite che noi abbiamo riportato nell'incontro con l'altro, no? Allora, da questo punto di vista è la cifra anche del nostro tempo, che è un tempo che tende sempre più a, come dire, a istituire dei soggetti che assomigliano a delle monadi chiuse, no? Ad atomizzare i legami, a rendere sempre più, come dire, invivibile la dimensione della vita collettiva. Ecco, allora abbiamo queste forme di rifugio, di introversione narcisistica, in cui al posto del legame con l'altro si preferisce il legame con un oggetto inumano. E così hai risposto anche a chi chiedeva quale fosse il legame con l'alcolismo e il narcisismo. Sentiamo due WhatsApp audio. Quando parliamo di temi così importanti come quello dei disturbi alimentari, io penso che gli adulti, i genitori in particolare, devono interrogarsi sul come essere credibili nei confronti dei loro figli. Infatti devono i genitori trasmettere ai loro figli valori importanti come quelli della responsabilità, del coraggio contro ogni forma di paura. Volevo sapere che cosa ne pensa il professore Calcati di tutto questo. Grazie, a presto. Buongiorno a tutti, volevo chiedere come può essere utile un docente in una situazione di questo tipo, in cui c'è un'anoressica barra bulimica all'interno della scuola media. Massimo Recalcati, ruolo della scuola e ruolo dei genitori. Allora, quando in modo evidente in un'aula, in una classe, diciamo, si identifica un soggetto anoressico bulimico, in modo, ripeto, evidente, non usando in modo inflattivo la diagnosi psicopatologica come spesso accade, chiaro che va segnalato alla famiglia, se la famiglia non se n'è ancora accorta, e a volte capita, purtroppo, no? Capita cioè che i segnali della malattia siano percepiti più dall'esterno che non dall'interno, perché a volte nelle famiglie c'è un livello di, come dire, negazione della malattia, negazione del disagio dei figli, che invece viene registrato per esempio a scuola, e allora è la scuola che è tenuta appunto a segnalare l'esistenza di questo disagio. Invece sul ruolo dei genitori, ecco, io ricordo la formula di Charles Hegg, che è colui che ha coniato il termine clinico psicopatologico di anoressia nella seconda metà dell'Ottocento, che ho paragonato quasi alla formula della relatività ristretta di Einstein, no? Nel nostro campo quantomeno. E la formula dice: l'insistenza genera resistenza. Questo è un punto molto importante, no? Se in una famiglia il cibo viene sovrainvestito,
e l'imperativo mangia si ripete come un mantra, mangia, 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 è chiaro che il soggetto tende a contrapporre, no, cioè contrappone il digiuno all'insistenza dell'invito a mangiare. L'insistenza genera sempre resistenza, quindi questo è il primo comportamento da evitare, no, per dei genitori. Ma l'ascoltatore si interessava di più della past construence, cioè cosa un genitore può trasmettere. Ma il vero vaccino, che poi questo riguarda anche la scuola, il vero vaccino nei confronti delle cattive pratiche dei nostri figli in generale, no? Quelle che abbiamo citato oggi, l'alcolismo, la tossicomania, la dipendenza tecnologica, ma anche i disagi di cui abbiamo parlato 3 settimane fa. Esattamente, diciamo, il vero vaccino è fare in modo che si trasmetta da una generazione all'altra la forza, la vitalità del desiderio. Allora la domanda è: ma come si trasmette questa forza? Esiste un canone di trasmissione, diciamo, di questa forza? La mia risposta è no, non esiste. Questa trasmissione non avviene attraverso sermoni retorici, non avviene attraverso predicazioni, avviene solo e può avvenire solo attraverso delle testimonianze, cioè che i figli vedano nei loro genitori che è possibile vivere in questo mondo, su questa terra, con slancio, con forza, con generatività. Ecco, questo è il vaccino. Se noi riusciamo a trasmettere da una generazione all'altra la potenza creativa, generativa del desiderio, noi teniamo lontani i nostri figli, cioè diamo ai nostri figli anticorpi sufficienti per non cadere, diciamo, nell'abisso delle dipendenze. A questo proposito, Massimo Recalcati, ci sono tante domande e ci sono tanti racconti anche di ascoltatori che parlano anche di genitori che hanno avuto problemi con il cibo e quindi si fanno delle domande anche rispetto a se stessi, e c'è chi si chiede se c'è una componente genetica o familiare, o comunque io ti chiedo se un genitore che ha avuto problemi con il cibo, disturbi alimentari, quali possono essere le conseguenze sui figli? Beh, certo che c'è un problema di ereditarietà, no? Che non è tanto genetica, ma è una ereditarietà di comportamenti, del modo di vivere, del modo di esistere. Pensa solo, non abbiamo parlato purtroppo oggi, all'obesità. L'obesità, che è una patologia diversa dall'anoressia e la bulimia, perché tra l'altro la sua insorgenza solitamente nell'infanzia. Mentre, diciamo, per l'anoressia e bulimia il tempo critico, il tempo della congiuntura di innesco più tipica della malattia è l'adolescenza, nell'obesità solitamente abbiamo un'insorgenza infantile che poi tende, diciamo così, o a estinguersi o a prolungarsi. Perché spesso notiamo che nelle famiglie in cui ci sono bambini obesi c'è come una sorta di rapporto alterato col cibo diffuso nella famiglia, se non veri e propri casi di obesità nei genitori, no? Come dire, non è solo tanto la diffusione di pratiche comportamentali scorrette dal punto di vista della salute, per esempio, ma perché l'oggetto cibo va a colmare dei vuoti che sono vuoti affettivi, vuoti emotivi, vuoti di pensiero, vuoti che riguardano la costruzione della relazione familiare. Ci sono tante domande, Massimo Recalcati, anche di persone che hanno disturbi alimentari e sono grandi, che ha 60 anni, chiedono anche a chi rivolgersi, a parte a Massimo Recalcati naturalmente, che lo ricordiamo, da 30 anni si occupa di questi temi, di questi disturbi alimentari. Beh, come ti dicevo all'inizio, no? Noi dobbiamo pensare che la forbice evolutiva di queste patologie si è molto allargata e adesso ci sono appunto dei quadri cronici che noi conosciamo molto bene di soggetti che convivono con queste malattie nella vita adulta. Non è più vero, come si riteneva un tempo, che queste patologie siano, come dire, il riflesso della crisi adolescenziale, no? Ecco, per quel che riguarda i quadri cronici è chiaro che è sempre più difficile intervenire, ma la domanda che va fatta proprio preliminarmente in un soggetto che per esempio convive con un'anoressia da 20-30 anni o più è: ma tu vuoi guarire? Cioè, vuoi davvero rinunciare a questo rimedio?
Perché, come abbiamo detto, la dimensione egosintonica dell'anoressia favorisce la cronicizzazione. Cioè, se io fossi afflitto da un mal di testa cronico, farei di tutto, diciamo, per liberarmene, no? Consulterei chiunque. Ma abbiamo detto che l'anoressia non funziona precisamente così, perché può essere una carta d'identità del soggetto. Cioè, il soggetto si presenta, ripeto, non con il lamento ho l'anoressia, ma io sono l'anoressia. Cioè, l'anoressia è anche uno stile di vita, è un modo di esistere che protegge il soggetto dalla irruzione dell'altro, dalle emozioni, dall'inquietudine del desiderio, no? L'anoressia è una sorta di disciplinamento, diciamo così, del desiderio, che ne attenua i caratteri più perturbanti. È chiaro che è la vita di un morto per certi versi, no? Cioè, la vita di qualcuno che vive costantemente avendo paura della vita, però è una soluzione. Ecco il punto che dobbiamo, Vanessa, tenere proprio nella mente, che la bulimia non è una soluzione, ma l'anoressia è una soluzione, è una pseudo soluzione, ma che il soggetto vive come una soluzione, non è il problema. Ecco perché è difficile curarlo, ma per il soggetto è la soluzione di quale problema? È la soluzione del problema dell'esistenza, è la soluzione del problema della diciamo, contingenza imprevedibile dell'esistenza, no? Allora, se l'anoressia è una soluzione, per quanto patologica possa essere, è chiaro che il soggetto non rinuncia facilmente a questa soluzione che ha, come dire, così faticosamente costruito. Massimo Recalcati, prima di salutarci volevo leggerti un messaggio. Sono una ex anoressica dagli anni 70, quando ancora non era di moda, con ricaduta negli anni 80. Sono stata curata in diversi centri, ne sono uscita da sola. La prima volta che sento le teorie di Recalcati, parole santissime e vere, e proprio come dice lui, anche per la cura. Quindi, insomma... Beh, mi fa piacere. Io ho cercato di fare in modo in questi anni, dal 2003 a oggi, di costruire questa grande comunità che si chiama Jonas, che ha 35 sedi sparse sul territorio nazionale. La prima, la più a nord, è a Trento, e quella più a sud è a Catania. In questi centri noi rendiamo possibile un trattamento anche dei disturbi alimentari, soprattutto a tariffe sociali sostenibili. Questo è stato il mio sforzo: rendere la psicoanalisi accessibile a tutti, al di là del reddito. Allora, grazie Massimo Recalcati. Ricordiamo, Massimo Recalcati, la prossima settimana parliamo di lettura, perché esce proprio oggi Il lapsus della lettura, leggere i libri degli altri, appunto, di Massimo Recalcati. E quindi la prossima settimana rubiamo il lavoro a Giovanna Zuccogni e parliamo di lettura. Una formula, il rifiuto del legame, ma ci ha anche detto che sono alimentati da alcuni miti della nostra società: il mito dell'immagine del corpo, il mito del consumo dell'aggetto, il mito della prestazione, tutti i miti che in un qualche modo si riassumono nel mondo della moda. Allora, vogliamo sapere cosa ne pensa Lorella Ridenti, che di moda se ne intende, direttrice di diversi settimanali, tra cui L'Ora, Voi Settimanale, Lei Style, quindi si occupa di moda da anni. Benvenuta al Mondo Nuovo, Lorella. Buongiorno a voi, è stato interessantissimo ascoltare il professor Recalcati, davvero. Sei d'accordo? Apri sempre una finestra, sì, assolutamente, sono d'accordo. Se noi guardiamo, prendiamo gli ultimi 100 anni, il cambiamento del corpo della donna è avvenuto a causa soprattutto di nuove celebrità e degli stili che poi sono diventati di moda. Partiamo anche semplicemente dal 1910, quando i canoni femminili proiettavano una donna con le spalle cadenti, con la vita strettissima, e mano a mano, già nel 2020, questi canoni venivano sovvertiti. Già c'era un tipo di bellezza che si chiamava flapper, cioè le persone prediligevano dei busti stretti e dei fianchi piccoli, proprio in contrasto con quelli del decennio precedente. Così via via abbiamo assistito a veramente tantissimi cambiamenti. Se pensiamo alle donne degli anni 40 con le spalle grandissime,
con questi tailleur, cioè le dive del cinema ce le rimandavano, e che sono state poi riproposte negli anni Ottanta, uguali identiche, con spallone ingigantite, corpi tonici, corpi scattanti, e poi fino ad arrivare invece agli anni 90, in cui le donne erano appunto rappresentate da una tipologia di corpi molto snelli, molto sempre più magri e maciati. Vediamo per esempio Kate Moss, no, come esempio di questo. E poi invece negli ultimi anni, dobbiamo dire in questo grazie anche un pochino ai social, se c'è una lancia da spezzare a favore dei social, è proprio questa, che in questi ultimi anni invece si vede, il messaggio almeno è questo, si vedono diversi tipi di donne, dalla Kim Kardashian, che ha delle forme molto morbide, magari aiutate anche dalla chirurgia estetica, dal silicone, sì, però perlomeno diciamo che ci sono dei modelli diversi, hanno diversificato i modelli, quindi magari donne piccole, minute, o donne alte, robuste, ci sono più modelli. In questo senso, almeno gli ultimi anni ci ripropongono dei modelli un po' più vari, ecco, e io penso che si andrà sempre di più in questa direzione, quindi modelli multietnici, modelli non perfetti, non si rincorre più la perfezione. Che poi qual però è la perfezione, perché poi esatto, qual è la perfezione? Esiste. Ci diceva la scorsa settimana Nicolas Berisario, che ci ha fatto Nicolas Berisario, che qui su Radio 1 conduce un programma di arte, Te la do io l'arte, ogni domenica, ci ha fatto un excursus analogo sulla raffigurazione del corpo, ovviamente nella pittura, partendo ovviamente da qualche decennio prima di quello che ci hai fatto tu della moda. Però ci diceva, normalmente l'arte riporta quello che vede, o comunque interpreta la società. Nella moda invece noi vogliamo vedere, o forse anche in parte vero, un che di colpevole, perché come ti dicevo prima bisogna venderlo poi quell'oggetto. Esatto, l'oggetto abito, l'oggetto borsa. C'è l'aspetto della commercializzazione qui, esatto, e quindi sì, la differenza è proprio lì. Poi sai, in questi ultimi anni appunto sono i social che in qualche modo dettano legge. E prima, se pensiamo ai secoli passati, è chiaro che era l'arte, poi c'è stata la televisione, il cinema, eccetera, fino appunto ad arrivare ai social. Prima era assolutamente l'arte che... Secondo te i modelli tu hai detto adesso c'è una diversificazione dei modelli, diciamo c'è in generale più difficoltà, già gli ascoltatori si stanno scatenando, non parlate di modelli, fate vivere le persone come sono effettivamente. Negli ultimi anni, anche grazie ai social, non c'è più il modello imposto dall'alto, ma il modello veniva imposto da chi? Dalle celebrità, dagli attrici, dalle celebrità, dagli attori. Poi perché la moda correva dietro? Sempre per vendere. Sempre per vendere, ecco. Ecco, questo è cambiato. Nell'età dei social media invece non sono più le celebrità, tra virgolette, però, perché poi anche gli influencer diventano delle celebrità. Vediamo Chiara Ferragni, voglio dire, da ragazza intraprendente, semplice, che però non era conosciuta, quanto ha saputo costruire e vendere il suo personaggio e poi diventare veramente una... quello che vediamo oggi, ecco, diventare essa stessa una celebrità. Sta cambiando anche il vostro modo di scrivere i giornali di moda? Sì, diciamo che l'immagine, però questo avviene già da un po', non è più patinata come l'immagine degli anni Ottanta, quando avevamo le supermodelle, le bellissime, perfette. Adesso vediamo nelle pagine dei giornali delle modelle assolutamente imperfette, assolutamente normali. È molto cambiato, anzi si va proprio in quella tendenza a cercare di valorizzare di più l'abito, a discapito invece della presenza fisica della modella, ecco, quindi è proprio sovvertito anche quel Un'ultima domanda, Lorella Ridenti, abbiamo citato Kim Kardashian e il silicone, se arriverà il momento in cui non ci sono più sulle riviste, sui social, dei modelli che siano in qualche modo innaturali?
Questo, sai, è difficile da dire, anche perché c'è la tendenza anche di fotografarsi, come dicono loro, appena svegli, appena alzate dal letto, senza trucco, c'è questa tendenza ormai da tempo, però se vai a vedere, sì, saranno anche senza trucco, ma le foto sono ritoccatissime, piene di filtri, quindi io non lo so, su questo mi... Lasci la parola a Massimo Recalcati. Esatto, sono un po' scettica su questo perché non ci vedo mai una naturalezza piena, ecco, vedo sempre il ritocco, vedo sempre... Quindi non avevo detto che era l'ultima domanda, te ne faccio un altro. Come si rapportano le riviste tradizionali come le tue con appunto i social? Allora, diciamo che bisogna fare assolutamente i conti con i social e parliamo anche, diciamo che ci confrontiamo e spesso ospitiamo anche il parere di influencer o comunque li dobbiamo per forza coinvolgere, non si possono ignorare, sono un fenomeno troppo importante. Poi bisognerà vedere se anche questi tra qualche tempo subiranno un declino e verranno magari a loro volta rimpiazzati da qualche altra invenzione. Vedremo. La moda direttamente a casa. Grazie a Lorella Ridenti, direttrice di la redazione del Mondo Nuovo, Stefania Bove, Laura Nerozzi e Grazia Navella, la parte tecnica anche questa mattina Alessio Caranzetti. Potete ascoltare questa e le altre puntate del Mondo Nuovo sulla nostra app Rai Play Sound o sul sito raiplaysound.it. Iscriveteci al Mondo Nuovo @rai.it.